curare la pulizia, l'igiene personale, penso soprattutto a lavarsi le mani, ad evitare di dover rimanere in luoghi chiusi e affollati. E stiamo avanzando al governo nazionale alcune precise richieste. Noi siamo convinti che bisogna accentuare i controlli sulle persone che arrivano in Sicilia col treno, con l'aereo e con le navi. Non mi pare che questo servizio sia stato finora effettuato in maniera accurata, può anche non servire, per carità, ma non dobbiamo tralasciare assolutamente nulla. E poi le misure da adottare per le imprese che inevitabilmente subiranno dei danni. Quale misura pensa di approntare il governo nazionale? Domani parteciperò alla seduta dell'unità di crisi col Consiglio dei Ministri per dare queste risposte assieme a tante altre risposte che attendono i sindaci della Sicilia. Ne abbiamo parlato con l'assessore Razza e con il sindaco Orlando in quanto presidente dell'ANCI, proprio perché vorremmo che il linguaggio, la strategia, i comportamenti possano essere coerenti e omogenei. Evitiamo fughe in avanti, evitiamo sciocchi protagonismi, è un momento difficile, ma non dobbiamo assolutamente avere paura, che è e rimane il nostro peggiore nemico. Noi siamo tutti inquieti, l'inquietudine è propria di chi ha a cuore qualche cosa, ma sta facendo qualcosa per risolvere il problema. Vorremmo che tutti i cittadini avessero cura di se stessi, avessero cura della propria igiene personale, seguendo le indicazioni che sono chiarissime, che sono state diffuse e che come sindaci stiamo diffondendo anche sui social. Il decalogo prescritto dal governo nazionale e dall'Istituto di Superiore di Sanità, che sono i soggetti competenti per evitare la preoccupazione che poi diventa paura affidata a qualche idea stravagante di qualche sedicente esperto. Atteniamoci agli organi istituzionali che sono esperti tecnicamente, credo sia il modo migliore per affrontare passo dopo passo le tante emergenze che questa vicenda sta provocando. Io invito tutti ad avere cura di sé e invito anche tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le aziende private di avere cura di sé. Prima condotta, chiamare il 1500, che è il numero nazionale messo a disposizione dal Ministero della Salute, dove si potranno ricevere le informazioni necessarie. La Regione Siciliana sta prevedendo anche ad un proprio numero verde, i cui recapiti verranno diffusi domani, e al quale sarà possibile trovare anche personale medico che risponde. C'è poi una naturale azione, che è quella lì di parlare con il proprio medico di famiglia, il medico di medicina generale, al quale rivolgersi per ogni chiarimento. Ciò che bisogna evitare di fare è recarsi direttamente in ospedale, ma passare sempre dal filtro o del call center dei numeri verdi o del numero dell'emergenza 112, sempre e comunque rivolgersi al proprio medico di famiglia.